Non è possibile aver fatto una legge dove il primo anno siamo buoni, il secondo anno siamo comprensivi, il terzo anno li promuoviamo tutti. Adesso ci abbiamo messo l'ammissione, l'idea era che li promuoviamo tutti senza metterci le mani. E quando ne promuovete il 50% con sufficiente, sapete che mandate avanti gente che non dovrebbe andare avanti. E quelli che vanno avanti sono quelli che hanno i genitori a più bassa scolarizzazione e sono le famiglie dei ceti medio-bassi. La scuola non può essere un ascensore sociale se facciamo uscire il merito. È un ascensore sociale se resta il merito. Senza merito è un imbroglio, è una cosa poco seria che la percepiscono sia i ragazzi che i genitori. Però se in 3 anni i migliori del mondo, il 50% diventano ciucci, significa che la scuola elementare va bene, ma ha bisogno di tutto meno che di essere smantellata, ha bisogno di essere rafforzata, perché matematica in italiano non si diventa improvvisamente asini in 3 anni delle medie, significa che c'è qualcosa lì dove bisogna rafforzarsi di più, altro che smantellarla. E quindi questo percorso di serietà è una cosa che noi ci dobbiamo mettere alla testa. E dentro questo percorso di serietà ci sono 2 cose che secondo me vanno sistemate. La prima, io credo che ormai è diventato di dominio pubblico, questa è una cosa che hanno capito pure i ragazzi, che lo studio non si fa una volta nella vita, ma uno dovrebbe acquisire un metodo che studia più volte nella vita. Ecco, giusto, però ci vuole che chi lo dice lo pratica pure. Non è possibile che sia solo il docente, quello che ha studiato una volta a 24 anni, poi è entrato nel meccanismo delle graduatorie permanenti e arriva a 50, o è particolarmente dedito a volerlo fare, e, o se no non lo fa più. Cioè l'aggiornamento e la riqualificazione professionale non può essere un diritto, deve diventare un dovere, e lo Stato deve mettere le mani in tasca perché quel dovere venga fatto, e venga fatto in presenza, e venga, il costo è un patrimonio, però deve essere fatto. Noi avevamo previsto solamente per gli insegnanti, poi non ho capito perché loro l'hanno levato, gli avevamo lasciato pure i soldi, ma non ho capito manco che ci hanno fatto. Oh no, non diciamo cretinate, ce l'hanno fatto qualcos'altro, insomma, guardate, tra di noi possiamo fare battute, però insomma, siccome erano 300 milioni, erano la riqualificazione dei docenti di italiano, di matematica e di inglese, perché da una parte dovevamo iniziare della scuola media superiore, l'idea è che uno ci vada 5 settimane e ritorni all'università, non a fare solo la didattica, perché pure questa è una storia che, cioè, uno deve rinverdire le cose per cui ha studiato una volta e che si deve aggiornare, e poi fa pure la didattica aggiornata, ma aggiornarsi alla didattica senza sapere che cosa deve dire con la didattica diventa una cosa un po' fantasiosa. Fai 5 settimane, poi ritorni per 2 settimane, dopo essere tornato a scuola ritorni, e questo dà anche un sistema, anche un'altra partita, che se noi, questo è impossibile farlo capire a Brunetta, ma questo io ho capito nel corso di questo anno frequentandolo nei dibattiti, che noi continuiamo a sfottere Brunetta, compresi i giornali, con le vignette per la sua altezza. Il problema di Brunetta è più complesso, è che lui non connette la lingua al cervello. Ed è una cosa drammatica, ma non trova soluzione. Questo purtroppo è un meccanismo che non trova soluzione, ma che lui faccia una battaglia, perché i 50 euro netti, cioè 140 media l'anno del contratto, vengono dati solo ai più bravi, cioè noi abbiamo un problema da risolvere, noi dobbiamo adeguare a uno stipendio dignitoso quello del docente, e poi è giusto che anche il docente, come tutte le altre professioni, abbia gli incentivi. Non è vero che non l'abbiamo mai fatto, nell'attuale contratto vigente è prevista gli incentivi per qualità, per impegno, per professione, per valutazione della scuola. Il problema è che non ci sono i soldi, il problema è che è il meccanismo pure che è sbagliato. Io ritengo che il meccanismo che avevamo trovato adesso non è partito, perché adesso smontellano l'ente. Uno dei meccanismi per cui si può valutare, che è un dato oggettivo, intanto è, siccome dobbiamo valutare per gradi, da qualche parte bisogna iniziare, perché pure la valutazione non può essere sempre considerata come un avviso di garanzia che è propedeutica che qualcuno venga licenziato. La valutazione, intanto dobbiamo fare 2 cose. La prima, dobbiamo partire con la valutazione dei dirigenti, perché non possono esistere l'unica parte della dirigenza dello Stato che non viene valutata, è quella della scuola. E quindi doveva partire dall'anno scolastico 2009-2010, perché abbiamo fatto il piano. Però questo pure, esistevano tutte leggi che c'era scritto che i dirigenti si valutavano tra di loro, perché facevano un nucleo di 3 dirigenti su obiettivi che si davano. Adesso è di entrata, abbiamo fatto un percorso di valutazione che dovrebbe partire nel 2009-2010. E l'altra cosa è valutare le istituzioni scolastiche, perché prima di arrivare alla valutazione singola del docente, credo che i genitori debbano conoscere le scuole dove scrivono i propri figli, di che livello sono. E per valutare la scuola tu te fai una valutazione dove
sulle differenze, situazioni socio-economiche di territorio dove sta, ma parlo del gap tra quando i ragazzi escono e quando i ragazzi, quando entrano e quando escono, e questo ti dà la possibilità di rendere pubbliche le capacità di apprendimento delle singole istituzioni scolastiche, di premiare le migliori, che significa premiare e incentivare i docenti che ci stanno, e a trovare pure un sistema di recuperare quelli che, se non è che devi dici vanno solo gli asini perché quello è il livello, e non può funzionare. Questi due percorsi di valutazione dovevano partire nel 2009-2010 ed è già tutto pronto. Io credo che loro non le facciano partire perché sciolgono l'Invalsi e fanno ancora un altro ente, quindi noi continueremo in un meccanismo che non finisce più, ma c'è un motivo vero di non farlo. Comunque questo dell'aggiornamento della formazione professionale è una cosa indispensabile. L'altra cosa riguarda il reclutamento degli insegnanti. Io ho scoperto in questi due anni che io da medico potrei insegnare matematica e osservazione scientifica a scuole medie inferiori. Ma voi immaginate quelli poveri figli? Una tragedia. Perché se adesso poi, per carità, ci saranno biologi, chimici bravissimi che si applicano e fanno apprendere la matematica meglio, ma è il concetto che non regge. Perché se un medico può insegnare matematica, l'idea che noi diamo è che chi va a fare il docente non lo fa perché lo sceglie, ma dopo essere stato trombato in tutte le professioni della vita, se non trova meglio da fare, va a fare il docente. E questo è qualcosa che ci c'entra molto con un ruolo che decade e non va da nessuna parte. Allora, come l'altra cosa, non è possibile che l'unica struttura sotto tutela sia la scuola, perché a noi ci deve formare e assumere l'università, e invece l'università fa il proprio mestiere, forma, prendono la laurea è abilitante, poi si fa un concorso. Vedete? Il problema della scuola che non capisce la Gelmini non sono i precari, che sono i risultati della risorsa a cui siamo andati avanti fino ad oggi, ma è la scuola che è un sistema precarizzante e va stroncato. Cioè noi l'avevamo trasformata in graduatoria a esaurimento e si chiudevano nel 2012-2013 perché sarebbero stati sostanzialmente assunti tutti, anche riducendo il rapporto di mezzo punto tra docente e alunno, perché la scuola di furbizie ce n'ha tante, che loro vanno a tagliare dove fa danno, non le vanno a tagliare dove si dovrebbero tagliare. E questo adesso è un discorso lungo, inutile che ci andiamo. Ma se si chiudono le graduatorie permanenti, la scuola deve diventare una struttura normale, cioè se il sindaco domani bandisce il concorso da geometra al comune da Anagni e dice rimangono in graduatoria 12, ci teniamo la graduatoria aperta, dice per fare che cosa? Perché quelli che stanno sotto sperano che quello si rompa un braccio, si ammala, muore, e così detto non esiste. Cioè questo capita solo nella scuola, noi dobbiamo essere un comparto normale, ci sono 100 cattedre, si fa il concorso, entrano i primi 100, chi non entra o cambia mestiere o aspetta il concorso successivo. L'unica cosa che non può fare fino alla graduatoria di esaurimento è che resta in quella graduatoria e ci resta per 50 anni e arriva a 50 anni senza sapere dove va, se lavora, quando lavora. E questa è una malattia che ha contagiato tutti, ha contagiato i sindacati, ha contagiato i docenti. Questi stanno facendo del peggio, ma noi ci siamo inventati gli spezzoni di tutto e non è possibile, perché il docente, se deve investire su mio figlio, cioè nel medio e lungo termine, tutto può averci come compagno di viaggio, meno che essere precario. E se noi abbiamo una scuola che l'unica cosa che ha sono le risorse umane, o le risorse umane le facciamo funzionare al meglio, ma se noi le tagliamo alla nascita perché quello che non sa dove lavora e per quanto lavora non andrà da nessuna parte. E siccome noi abbiamo tutte le possibilità di chiudere le graduatorie a esaurimento senza che ci sia più nessuno dentro, e dopo c'è via un percorso di reclutamento come dalle altre parti, a nessuno gli viene in mente di dove sta in un ascensore in attesa di stare, fa il concorso, lo vince e fa tutto il resto. Valorizziamo il tirocinio, e siccome la scuola e l'autonomia l'abbiamo fatta, valorizziamo pure il praticantato, perché poi l'anno di praticante deve pure significare qualche cosa, non può essere un sinecura, perché la valutazione dell'autonomia scolastica dove vai deve essere una valutazione che rende pure conto che tutti possiamo essere chiamati, ma poco siamo vocati ciascuno di noi a fare un mestiere, e credo che questo sia un altro degli aspetti. Ma insomma, adesso, senza che continuiamo su questo argomento, il problema è che questo concorre la parte della scuola a dare l'idea di un'istituzione che è seria e che collabora con la famiglia, perché se noi non facciamo questa partita non andiamo da nessuna parte nella battaglia. Vedete, ritornando al discorso principale,